oggi Gabriele ci prepara i pancake. Ciao a tutti! E benvenuti nella nostra cucina virtuale. Brava. Oggi un video recensione di un prodotto. Alla Lidl c'è stata di recente la settimana americana e abbiamo preso il pancake Mix It. Sì, sì, un pancake in polvere pronto da sniffare. No. Quindi sì, apriamo e no, non è da sniffare. Non è da sniffare, ma è da cucinare. E allora Gabriele l'ha messo nel carrello e gli ho detto: ma no, ma che prendi il preparato per pancake? Che ci vuole a farli? Eppure lui mi ha detto: ma li voglio fare io. E allora mi sono detta: ecco, è utile per le persone che magari non hanno grande dimestichezza in cucina. Che stai volendo dire? Scusami. Nulla. E che vogliono fare qualcosa. In cucina ci so arrivare fino alla cucina. Esatto. E allora ho detto: va bene, vediamo se riesce a farlo il mix. Ma che è tipo l'esperimento delle scimmie? Tipo, vediamo se riesce a mettere le figure giuste nel Vediamo se riesce a farlo e se anche un profano di cucina può portare alla propria moglie. Tu utilizzi i paroloni grossi per insultare. Cos'è questo profano? Allora sta dietro ai fornelli, ma che sta spesso dietro al tavolo e che vuole preparare la colazione alla propria dolce mogliettina. Perché ragazzi, sinceramente, per fare i pancake non ci vuole nulla. Quindi l'unica giustificazione per essere così pigri da comprare un pancake in polvere è che proprio lo volete lì, pre-da-porté, versare, shakerare, buttare e magnare. Però cosa se magna? Va bene, mi sento molto insultato, bravo. Io non ci sarò durante la ricetta perché farà tutto Gabriele, sarà il nostro topo da laboratorio. Buongiorno amici, sono le 9:15 di una domenica e mi metto a preparare con voi i pancake in polvere. Questo qua è un mix già preparato, comprato alla Lidl, della Kennedy. Qua c'è il mio assistente che mi aiuterà, questa è una ricetta per soli uomini, giusto? Bene, per questa preparazione ci occorreranno 400 ml di latte, il burro per imburrare la teglia ogni volta che metteremo un pancake, del miele di acacia, il miele, tutto quello che volete, la Nutella oppure lo sciroppo d'acero. Noi lo sciroppo d'acero non ce l'avevamo, ci metteremo il miele, va bene lo stesso? Sì. Va bene lo stesso e quindi iniziamo subito. Leggiamo le istruzioni. 1. Importante agitare bene la confezione prima dell'uso per mescolare bene tutto il preparato che tende a depositarsi sul fondo. 2. Aggiungere circa 400 ml di latte freddo nella confezione fino alla bocca e chiudere bene. Rovesciare la confezione sotto sopra e agitare energicamente per circa un minuto finché il latte si amalgama al composto. Lasciare riposare per circa 3-4 minuti. 4. Agitare bene, versare il composto in piccole dosi in una padella calda e imburrata. Cuocere i pancake fino a dorata e farcire a piacere. Consumare subito l'impasto preparato. Questo è un preparato per 12-14 pancake. Iniziamo subito. Allora, primo agitiamo. Agita tu, che tu sei bravo. Agitato, apriamo e versiamo dentro 400 ml di latte freddo. Vai. Ma freddissimo, wow. Benissimo, e agitiamo per un minuto circa. Bene, abbiamo agitato tutto energicamente con la bottiglia a testa sotto. Ora lasciamo riposare per 3-4 minuti. Nel frattempo ci spostiamo sui fornelli. Prepariamo la nostra padellina. Io ho preso una padellina piccola in modo tale da gestirmi un po' meglio. Enzo, mi metti qua un pezzetto di burro? Una volta preparato il burro, accendo. Lascio sciogliere il burro e appena sarà sciolto saremo pronti per versare il nostro composto. Bene, la nostra padella è pronta. Versiamo il primo pancake. Scusate se cammino con i piedi lenti, però ho le calze di mia nonna. Olè. Ecco qua, il primo pancake. Riuscito! Mi sopra buono e sotto secchiato. Bene, proviamo a fare il secondo. Dalla regia mi hanno suggerito di coprire con un coperchio. Vediamo se il risultato sarà migliore del primo pancake. Okay. Sì! Ah!
Guardate, il secondo è già molto meglio del primo, bellissimo. Metto sul piatto. Quindi non ne sono venuti 10, 12, 14 come diceva la confezione, perché non li abbiamo fatti più grandi dei 10 cm di diametro. Ma che volete? Se uno deve fare colazione la deve fare bene. Mettiamo un po' di miele, potete mettere la Nutella, potete mettere lo sciroppo d'acero per servire così i classici pancake. Scusate se non sono perfetti, se non sono bellissimi, ma sono un semplice papà che prova a fare una semplice colazione, apri e versa, per la propria famiglia. Scusate per gli eventuali errori e noi ci vediamo al prossimo video, intanto vi lascio le foto. Ciao! Se anche voi, come me, non sapete cucinare, vostra moglie, pur di farvi fare qualche cosa, vi compra o vi fa comprare cose già pronte, allora bene, sì, questo qua è prodotto giusto per voi, lo trovate alla Lidl a 1,49€, era in offerta 99 centesimi, ma mi pare che sia 1,49€. Quindi basta, voi che vi sentite inutili in cucina, che vi chiamano solo per prendere le cose che stanno in alto, oppure per assaggiare cose veramente di quelle che è troppo dolce, troppo salato, fa schifo, oppure è pure ammuffito, basta. E quindi anche tu, se come me non sai cucinare, compra dei pancake! Bene, ora lui ha fatto il suo delirio di onnipotenza da riuscita da pancake, non ci credeva neanche lui di riuscire, invece i pancake sono venuti fuori molto gustosi, buoni devo dire, molto simili a quelli fatti in casa, solo leggermente più bassi, per questo vi consiglio prima di shakerare di aggiungere un altro mezzo cucchiaino, una punta di cucchiaino di lievito in polvere per farli sviluppare un po' meglio. E poi... qua dice per 12-14 pancake, sì, ma qua, aspetta, così. Ma i pancake quelli piccoli, quelli che per dire vi servono al McDonald's, quelli che per tipo dei ostia. Pancake normali, senza fare gesti inconsulti, di questa no, dimensione, era così. Ne verranno fuori un 5-6. Il gesto inconsulto è così. No, dai, 5-6. Andiamo ad analizzare gli ingredienti. Andiamo. Allora, farina di frumento, zucchero, preparazione a base di uovo intero in polvere, quindi uovo intero e maltodestrina, lievito per dolci in polvere, sale da cucina e aroma. Le uova sono da allevamento da terra, quindi alla fine... è facile anche per un single, ecco, io questo lo trovo molto comodo per le persone che vivono da sole e che non vogliono farsi la pila di pancake, prendono un poco di polvere in proporzione, mettono la proporzione di latte e si fanno la giusta quantità di pancake senza spadellare in continuazione. Bravo, per bravo. I ragazzi, per i mariti che vogliono fare una sorpresa alle mogli. E quindi ringraziamo Ombretta e i suoi lunghi elenchi delle persone che possono o non possono accedere a queste varie preparazioni. Mi raccomando, tutti possono. Se non sei single, passami non lo puoi bottiglia, comprare, assolutamente no. No, perché ringraziamo veramente... anche il piccolo Enzino per la sua collaborazione durante la ricetta. 100 grammi di prodotto hanno 172 calorie, quindi ragazzi, pancake promossi direi. Sì. Voto, sì. Io do, tu che voto dai? Diamolo, sono due io do diverse. Un voto 7, dai, 7. Ah, 7. Va bene, 7 come pancake io. Che sono venuti fuori. Io 7, do, 7 e mezzo. Io do 45 milioni di punti. Bravo, 45 bravo, milioni di punti generoso. Da parte di Enzo e noi vi lasciamo alla preparazione invece della vostra colazione della domenica mattina. Ci vediamo presto! Sulle vostre tavole, ciao!